racconto spesso del mio passato, di quello che è il vissuto della gente con cui sono cresciuto, del posto da dove vengo. Pessimo 17, C-Quad, grazie ragazzi per questa chiacchiera. Grazie a voi. Siamo veramente contenti di poter fare due chiacchiere su un progetto così nuovo, così fresco, che però ha già due capitoli fuori. Il mio amico come sempre ubriaco mi fa con qualche canzonetta d'amore avresti svoltato. Non sa che proprio quello ho sempre fatto e che ogni storia mi racconta che cos'è che ci è sempre mancato. All we need is love, come Beatles, come Canserbero. Sai che la strada mi saluta cuor leggero. Mi raccontate un po' il perché di Trittico come nome? Così, pensando a dei nomi, è uscita sta roba qua, Trittico, solo per salvarlo sul computer all'inizio. E poi, poi ho scoperto che anche il nome di un farmaco, dopo che avevamo già deciso di chiamarlo così, di un antidepressivo, no? E poi Trittico in slang, diciamo, anche altri significati, in strada, insomma. E quindi ci sembrava, siccome tre tracce, ci sembrava un nome ideale. Sì, ma in realtà la cosa nasce dal fatto che noi non avevamo voglia di pubblicare i singoli. Non ci sentivamo pronti per pubblicare qualcosa di troppo impegnativo in questo momento. Non ci sentivamo i singoli, un po' poca roba, anche perché poi non ci piace fare i video, cioè non abbiamo... Per dare qualcosa in più a livello di materiale abbiamo preferito dire ok, accolpiamo tre tracce, cercando poi di seguire un filo conduttore che colleghi sia il primo col secondo, e quindi che non so, la traccia 1, la traccia 2 abbiano un filo logico con la prima, la seconda, magari dentro di quello dopo. Questo è più o meno l'obiettivo. Praticamente un album spalmato per ora in due. Sì, sì, c'è un concept dietro. Sì, assolutamente. Sta nascendo secondo me anche dopo il suono di tutta roba. Sì, anche a livello di suono è molto coeso, insomma. E guarda, il suono da dove arriva? Cioè, ogni volta che lavori con un artista so che ti piace portare un mondo con una sfumatura diversa, no? Delle sinceramente con lui mi sento molto libero perché posso prendo in mano il campionamento e lo faccio proprio mio e vado a cercare dove proprio so che posso trovare quello che gli serve. Quindi anche le atmosfere secondo me sono tutte molto, ormai cioè riconosco quando ascoltiamo a volte anche i campioni insieme, no? Siamo lì che diciamo che okay, questo è del genere Trittico, questo è del genere nostro, questo è nostro, ormai si è creato questa cosa qua, no? E quindi per me è fondamentale creare un suono coeso di ogni progetto che seguo. In sostanza per me non ha molto, cioè non mi piace creare progetti dove c'è tutto e niente, no? Cioè sono tanti progetti mixtape, io invece preferisco dedicarmi a progetti che possono avere una forte identità. Sto flow non ha le storie inventate della televisione, catena al collo in acciaio, fra te è un simbolo, avrò una collana vera se mai sarò libero, per ora non mi limito, vorrei averne tanti da ridare indietro l'oro che ho rubato da piccolo, rima su rima dannatamente tosta, se come quella stronza, se nell'era dell'immagine ti perdi per noia, io vivo al coro sempre pronta a qualche nuova storia, noi sappiamo che fa tutto. E a livello di dinamica di composizione e scrittura, no? Classico del duo tra produttore e rapper, arriva prima l'idea dal rapper che dice ho questo testo o voglio una canzone con questo titolo, scegliamo un campione, oppure viceversa, questo campione mi evoca quella scena, quel momento, quell'idea? Non lo so, direi che di solito io spesso ho già in mente prima le... ho già magari anche delle bozze di tracce da scrivere, delle idee, soprattutto quando faccio gli storytelling, quelle robe lì. Diciamo che iniziamo a lavorare su dei beat e poi quando trovo quello giusto su cui mettere su la roba, diciamo non c'è molta... insomma non arrivo in studio con l'idea, gli dico facciamo questa roba qua. Noi iniziamo a fare dei beat, quello che ci sta bene sopra, poi mi vengono le idee mano a mano. Diciamo che probabilmente... La prima roba sono sempre i beat. Sì, perché tanto cioè, in realtà la cosa è che noi sappiamo esattamente dove vogliamo andare a parare, no? Sappiamo qual è il genere di suono che cerchiamo di raggiungere, quindi alla fine non siamo lì troppo a perderci, cioè se si adatta al pezzo che lui interessa, certo. Cioè nel senso che comunque sappiamo che poi quella roba lì funzionerà perché il mood lo sappiamo già noi a prescindere, quindi è importante quello.
Invece si parlava di storytelling e di scrivere le ispirazioni da quel punto di vista lì, al di là della musica, dei sample, delle caratteristiche dal punto di vista emotivo. C'è tanta strada e vita vissuta, no? Dentro. Sì, beh, certo. Beh, sono esperienze di vita, nel senso, racconto spesso del mio passato, di quello che è il vissuto della gente con cui sono cresciuto, del posto da dove vengo. C'è tanto la componente, come dire, della provincia, no? Non è roba di strada, diciamo, però non è di un quartiere, di una grande città, così alla fine vengo da un paesello di 10.000 abitanti, quindi mi piace raccontare questo tipo di realtà qua, no? Con le storie crude, ma anche un po' di folklore a volte, tra virgolette, no? Delle caratteristiche, delle cose che rappresentano il posto da cui vengo. Quindi sicuramente quello. Diciamo che io mi sono appassionato al rap, cioè a fare il rap, più perché mi sembrava all'inizio almeno un mezzo di comunicazione forte, veloce, no? Fattibile, e mi sono appassionato facendolo. Quindi per me c'è sempre quella roba lì, non sono un rapper che fa le barre, che ha chissà che di punchline, di grande tecnica, no? Penso che sia una delle robe anche che mi contraddistingue un po', quella lì, di raccontare storie fondamentalmente. Lei aveva gli occhi grandi e le pupille a spillo, 15 anni nel mondo dei grandi senza appiglio. Sui binari stava con sto tipo, era più vecchio di 10 anni, un panca bestia che faceva schifo. E ascoltava solo noise, le incontrassi le diremo, scrivo tracce che parlano di noi. Sì. Che a quell'età già stavamo fottuti, senza speranza nel futuro e coperti di buchi. Perché ne avevo 17, le due in meno, e già giocava tra spade e violenze. E per questo quelle scene sono rimaste impresse. La incontravo sulle linee del treno, quelle che portano a niente. Visioni assurde come di un Dalì. Occhi di un verde brillante, sì. Erano tristi, infatti lei girava qui. Non so che fine abbia fatto, ma scrivo ancora dell'inferno alla Dante. Lei aveva gli occhi grandi, le pupille. Il tornello c'è, non c'è, non è importante. Cioè, senza ritornello. Sì, non siamo così. Io volevo portarlo, infatti, non è uno di quegli stilemi del rap che c'è dall'inizio della storia di questa musica, no? Voler rompere anche un po' la logica della canzone a tutti i costi. Quando c'è, quando arriva, c'è e si viene, quando non c'è, chi se ne frega. Ed è quello che stiamo facendo noi, precisamente, hai centrato l'obiettivo. Quando c'è e ce l'ha, bene, usiamo. Se non c'è, sai che ti dico? Roba dentro, musicale, un altro pezzo di sample, un'altra roba, fa niente, andiamo dritti così. Un'altra cosa che si sente del vostro lavoro insieme è che è un lavoro che è evocato da altra musica, no? Da ascolti comuni. Che cosa ascoltate tra americano, italiano, francese? Ok. In termini di rap e non rap, pare. Guardi tu, Beh, direi che a me lui, quando ci siamo conosciuti, ha fatto conoscere Griselda, no? Quindi quella per me è stato proprio il flash, cioè io ho detto proprio voglio fare questa roba qua. Bene o male siamo partiti da quello, e come riferimento sicuramente è una delle robe che ascolto di più in assoluto nel rap, almeno. Poi ascolto tantissima musica anche di rap italiano, ascolto tante robe diverse, sono mega fan di realtà come MRGA o quel tipo di rap underground lì, che appunto si rifà più o meno alla stessa scuola. Ma anche di altre robe del panorama italiano, che tipo dei dischi che tuttora mi ascolto in loop sono tipo Clash di Enzi, o mi ha influenzato tanto anche Nicolas di Green, quel tipo di dischi lì. Nel rap italiano, al di fuori del suono, mi piace anche sentire un certo tipo di liriche, insomma, no? Di strofe, di canzoni, di vita vissuta, diciamola così. Un po' quello che faccio anche io, bene o male. Mi sento male fra quando lei piange, questi fa musica di strada tipo Disney Channel, sì. Che a 20 anni hanno scoperto le radio e marcisco fuori da un bar tenendo tutto distante. Nuotavo in storie di merda da mega drama, ci ho vinto le Olimpiadi ma senza medaglia. Frate, la tua storia fake ha una bella trama, sono un sociologo in versione zar. All'alba sfreccio in campagna, mi suona whisky blues, amo sto posto anche se uccide. Ma io vinci, oltre al mondo Griselda, che ovviamente qui, però che io un pochino, non dico superato, però un pochino
e c'è tutta quella parte underground tipo di Currency, a me piace molto Currency, tutti i progetti di Harry Fraud che fa con i vari Alchemist, Capo Assoluto, oppure anche la scena un po' più lo-fi, tipo non so, sono un mega fan di Air Sweatshirt che fa tutte queste cose super matte, anche Your Old Rogue mi piace, quindi tanti nomi, tante cose di diverso genere, però sempre con quel fascino della musica fatta come dicevi, cioè c'è ritornello, non c'è ritornello, voglio sentire rap, campioni sporchi, luridi e basta, batterie scorte. Che tra l'altro in America sono cavalcate da personaggi molto grandi come Currency, che cioè è uno che funziona, fa i numeri, sì, e gente che invece fa un po' meno numeri ma fa tanta consistenza, ha citato Leroy Drugger, cioè è un altro progetto. Esatto, infatti anche tipo Eric Prod per me è un punto di riferimento, perché è uno che lavora con gente come French Montana e poi ti salta fuori con dei mini progetti con Jay Worthy. Anche Larry June mi fa impazzire, per esempio, come rapper, quindi sound soprattutto, sì. Io sono uno che prima di tutto mi deve piacere il beat e il sound, quella roba lì mi piace, insomma, poter essere liberi di spaziare, di essere con un piede da una parte anche dell'altra, cioè per me la scena underground ha un cuore e secondo me è una fonte di ispirazione gigantesca per me, come a me piace seguire anche, per esempio, come molti sapranno, io seguo Silent Bob, che è un rapper che in questo momento è in un momento di anche, diciamo, vicino più al commerciale, magari, se vuoi, come tipologia di approccio, comunque. Però mi piacciono entrambe le cose, non mi sento di dovermi privare di una di queste. Quella definizione e distinzione tra underground e mainstream, sì, non c'è nel suono. No, esatto, infatti quello è il punto, infatti puoi dire commerciale è sbagliato, perché comunque è una questione solo di vendite, comunque di possibilità di pubblico. Perché funzionano, funzionano più di altri, siano più o meno validi, o meno belli o piacevoli da sentire. Io credo nella musica e basta, attorno al personaggio. Ricordo, stavo sul sostitutivo da Saronno, nella testa c'era troppo, attorno troppo poco, yeah. Tra scene da manicomio, c'era la rabbia, ci seguiva, era il respiro nel buio di un toro. Mia madre tornava stanca la sera, mi vergognavo andare a casa a cena, se sì, perché mentre lavoravo una giornata intera, stavo col tipo e scarrellavo una beretta vera. Tra siringhe e furti, fumi di coca e di grammi, mi chiedevo cosa ha fatto di male per meritarmi. Lì non avevano famiglia in tanti e chi l'aveva avuta non l'aveva più da anni. Digli al tuo rapper preferito di venire a cercarmi. E quanto è importante il feedback delle persone che poi vi seguono, anche del banalmente, fortunatamente, del resto degli artisti che frequentate? È una cosa a cui tenete, quella di piacere a determinate persone, di aver colpito determinate persone? Qual è un aspetto secondo piano? Direi di sì, però senza chissà che sforzo, impegno, cioè io non ho fatto la roba pensando voglio che quello lì mi scriva, voglio piacere a quello. Secondo me lì poi inizia a diventare un po' una gabbia, no? Un po' limitante sotto certi punti di vista, però cioè, per me i feedback sono stati una roba importantissima, sia degli addetti ai lavori, insomma, di altri rapper che spesso ascolto da una vita, che mi piacciono tantissimo, sia della gente, insomma, tutti i messaggi che ricevo. Sono la roba che ti fa anche andare avanti, no? Che ti emoziona tante volte. Alla fine, sai, quando nell'inizio della carriera c'è quel momento in cui prima che succedano, non so, che scoppi, c'è quel momento in cui per prima cosa piace agli altri rapper perché ci arrivano un po' prima, no? I rapper arrivano prima, quelli che stanno spaccando, quelli che sono forti, ecco, ma lui è in una fase in cui piace ai rapper, cioè secondo me piace tanto ai rapper. Ha tirato un po' l'attenzione dei rapper, degli addetti ai lavori, insomma, ma meno del grande pubblico. Sì. Però l'ho visto succedere anche in altre cose che ho seguito, quindi è un buon segno secondo me. Non ci resta veramente per seguirmi e stargli addosso. Scopriremo i prossimi passi. E vedremo i prossimi incontri. Poi la prossima volta però veniamo a trovarvi in studio, così almeno vediamo effettivamente appena lavorare. Molto volentieri. Volentierissimo. Grazie guys, è stato un piacere. A prestissimo. Perfetto.